Valerio, grazie per essere tornato a Festival Letteratura per quest'altra intervista con noi volontari. Il radicchio, quanto ne mangi? Ma poco. Cotto, crudo? Quello che mettono nel risotto al radicchio, non so, quello mangio sia cotto. Se sommi tutte le volte in cui hai mangiato radicchio in vita tua, Siamo sull'ordine di 40 volte. ma come quantità, come peso? Non. 200 kg? No, meno. Sapresti stimare? Considera una porzione di quanto ne viene messo nel riso con il radicchio. Pochissimo comunque, verdura in generale è molto poca purtroppo. Poca verdura in generale. E ti chiedo un'altra cosa che culinaria. Quando scoli la pasta, apri l'acqua fredda perché Sì. non surriscaldare la tubatura, sì. E Sì. se sei da un amico che non lo fa, lo inviti a... Credo di sì, perché è una cosa che so e dal momento che non amo cucinare può essere anche un modo per far vedere che sei comunque disposto ad aiutare in un momento come quello della cucina e quando scola la pasta tu fai aspettare, fai questa cosa che aiuta le tubature a bilanciare il freddo e il caldo. Ma hai sentito effettivamente storie di tubature rovinate Mai. perché qualcuno non... Quindi forse non è neanche... Mai. Ma è pure vero che come magari determinati tipi di malattie gravi, cioè uno può sempre cercare, cioè mi è venuto questo brutto male perché ho fumato, perché ho lavorato vicino dove venivano esalati dei fumi. Quindi credo che quando devi cambiare le tubature, una delle cause potrebbe anche essere quella, oltre all'invecchiamento normale, il deterioramento della cosa. Sì. Una somma di fattori. E secondo te è vero che se togli la chiavetta senza fare rimuovi USB si perdono i dati? Probabile, sì. Ti è capitato? Mi è capitato spesso di avere chiavette che poi non funzionavano più, è qui il solito discorso di prima. Ma se ti sei dimenticato di fare rimuovi USB, hai spento il PC, stacchi o riaccendi, fai rimuovi No, USB? spegnere il PC vale come per me dire che puoi rimuovere la Ok, chiavetta, quindi estrai, va bene. E senti Valerio, nel riquadro della velocità sulla macchina, sì. molti veicoli segnalano la possibilità di arrivare fino a 240 km/h, però poi la macchina stessa, anche se spinta al massimo, arriva massimo a 180, no? Per esempio, questa secondo te è una metafora della vita? Cioè che tu poni che un uomo può vivere 100 anni e poi quando muore a 70 la gente dice era giovane. Per esempio, sì, oppure peso, Sì, altezza, non so. sì, può essere interessante. No, metafora della vita, tutto un po' è metafora della vita. No, cioè la vita è come, puoi dire, il festival della letteratura. Perché ci sono tante cose ma non fai in tempo a vederle tutte. Esempio, vedi, funziona. Ah, ci piace. E quindi no, metafora della vita sì, dal momento che tutto lo è. Perché nei film scrivono solo la fine e non l'inizio? Non lo scrivono. No. Ah. Che poi in realtà avrebbe più senso scrivere l'inizio, perché prima ci sono i trailer, invece quando finisce c'è la luce accesa. Che non ci ha pensato nessuno mai. Non lo sai, a volte l'alba mettono, no, Siamo non... durante, metti il durante. Però non c'è una Adesso, ora c'è il scansione. film. No, non lo fanno. E chissà se Vabbè, questo perché ci è... si attiene a dei dettami che sono quelli da un sacco di tempo e poi qualcuno, si spera, un giorno, un giovane, magari li modifica. Anche se è facile capire quando un film finisce senza che venga specificato, tipo i fumetti che abbiamo visto oggi di Macco, si capiva quando finivano senza che fosse scritto la Io non fine. lo capivo perché applaudivano in dei punti che sembravano il finale e poi continuava. Quindi è urgente E comunque poi mettere... lo capivo che finivano perché qualcuno faceva così. È Ok, avete un segnale un per segnale te. chiaro di fine fumetto. Ma sempre nei film, una curiosità, perché dopo una lista di attori, all'inizio questa volta, scrivono e E con... con, perché quello lo fa gratuitamente. Ah, La dai. partecipazione. Ok, non lo sapevo. Quindi, ok. Senti, Valerio, se un amico o un'amica ti manda un messaggio che ti fa ridere, come gli rispondi? Bah, dipende dalla confidenza. Se è tanta, rispondo con un'altra cosa. Se è poca, rido per iscritto, ma difficilmente. Scrivo ah ah ah. Con H prima o A prima? Prima Prima la. là. E non fai mai audio di risposta su No, WhatsApp in no, con cui la ridi? risata, Ti no, no. Però un mio amico lo fa. No. dà fastidio. Penso sia anche sincero perché lo fa molto velocemente. Quindi inizia il messaggio con una risata che sta abortendo. Tipo. Senti. No, invece. E va avanti. Quindi, no, c'è chi lo fa. Ma si può fare tutto, insomma. Ci parli del tuo tuffo caratteristico?
non ne faccio. Un tuffo che magari uno di spalle della Costa Valerio. Che se... No, non ne faccio da tantissimi anni. Mi metto, non li faccio. Non vado al mare, vado in piscina pochissimo. Spesso può capitare che uno è invitato a una festa e chiede cosa portare, no? E gli altri, il proprietario, insomma quello che organizza la festa, ti dice non serve niente, porta la tua simpatia. Tu fai la vocina quando vedi cani? No, parlo normale. E, oddio, forse se sono molto carini, piccoli, potrei farla, ma no, non amo neanche. Poi i cani grossi non li amo. I cani in generale, li tratto come persone, quindi se stanno tranquilli mi vanno bene, se mi vengono vicino e mi toccano ho la stessa reazione che avrei se lo facesse lui, lei, insomma, direi, comunque andrei un po' sulle difensive. E con i neonati fai la vocina? Forse se li vedo di passaggio, cioè se tipo passa una carta, carino, così, però se poi sto in una famiglia che c'è il neonato, no. Posso stare tutto il giorno a fare sta cosa. Ma in quel primo caso, se sei con un amico magari col quale vai allo stadio, non so, quindi ti vergogni, cerchi di modulare la tua voce? Ma guarda, non ho purtroppo amici così alfa da vergognarmi. Spesso sono io quello alfa del gruppo, il capo branco. Sì, quindi la bestia. Sì, sì, allo stadio. Sì, sì. Senti, Valerio, tu potresti giurare a questi schermi di non avere mai usato in tutto il 2022 l'espressione azzonzo? No, giurare no. Non mi viene in mente quando l'ho usata, però sì, vai azzonzo. No, l'avrò usata sicuramente. E potresti giurare di non averla mai usata oggi? No, perché l'ho appena detto. Tranne in metà di giustificazione. Ah, no, oggi no, perché è mattina. Più verso sera, non magari. Hai mai usato la parola ancestrale per sedurre qualcuno? Qualcuno no. Qualcuna? Oddio, sono una proprio stupida che volevo far vedere che dicevo ancestrale. No, però ho visto gente dire genetliaco al posto di compleanno per fare gli auguri a qualcuna che gli piaceva. E di base la risposta è, ma come va lì? E lui, oh, si dice anche così. E poi scopano. Però io non l'ho fatto, ancestrale no. No. Quando vedi questa cosa di genetliaco, la vedi, non è un messaggio, l'ho vista fare. L'ho vista origliando dei discorsi a Roma, al quartiere San Lorenzo, che è un quartiere universitario. Ho proprio pensato che è una dinamica, quella del far vedere che comunque sai parlare bene quando dici cagate. A volte funziona anche, e quindi vedendo quella l'ho codificata come una cosa che è brutta perché esiste, così allora ho evitato di farla per rendermi la vita di conquistatore più difficile, ma poi... Però ci devono essere dei casi in cui sei obbligato a usare quella parola. No, a quel punto si fa. Fa. E se te vieni sedotta, problema tuo. Certo. Io certo. Mi serviva. Sentimi Valerio, guardando il video di concerti degli anni 90, sì. Spesso si leggono commenti tipo che bello vedere il pubblico senza cellulare. Sì. Tu lo chiami cellulare o telefonino cellulare. Portatile? No, telefonino portatile no, però lo chiamo spesso cellulare e spesso anche telefonino. Anche perché l'alternativa è dire smartphone, ma inglese, è strano dire prendi lo smartphone, prendi il telefono al massimo. Telefono? Sì, mi passi il telefono, sì. Però io dico spesso cellulare, ma è desueto, vero? Cioè il cellulare sì, era un altro. Un po', sì, c'è stato un po' ancestrale. Il cell, è un po' ancestrale, un po' atavico. Ho usato un'altra. Senti, lo chiami bagnino o assistente di vasca? Bagnino. E al mare, bagnino? Sì, no, è lo stesso. No, operatore balneare? No, bagnino. Tu dici YouTube o YouTube? Ah, lo sai, avevi risposto YouTube, ma ho detto YouTube. C'è la canzone, no? Quella in cui... C'è una canzone che canti? Dici YouTube. Video su YouTube. E sgrava questo miracolo. Ah, Giovanna, il video su YouTube. Ah, può darsi che dico YouTube. Cioè, Carmelo, il mio bassista, dice YouTube. YouTube. Sentimi, il Buddha è nato in Nepal a Lumbini. Ti fa piacere? Beh, sì. Sì, sì. Sapevi? No. Piacere avertelo informato. Ti chiedo questa cosa. In un bagno pubblico, qual è il peggiore scenario possibile fra questi tre? Rubinetto funzionante, presenza di sapone, assenza di carta. Rubinetto funzionante, assenza di sapone, presenza di carta. Rubinetto non funzionante, presenza di sapone, presenza di carta. Allora,
Com'è? C'è sempre uno che funziona e due no? Sì, esatto. No, c'è sempre uno che non funziona e due sì. Ah, quindi non funziona il rubinetto, ma c'è carta e c'è Sì. sapone. No, quello, allora, quello col sapone non mi interessa. Quindi lavi, Cioè, asciughi e esci. sì. Se la persona che hai di fronte ha qualcosa fra i denti, glielo fai notare? Se lo noto, sì. Ti definiresti un fan del pedalò? No, però da bambino ci sono andato, era carino. Ultima volta che sei stato? No, è come il mare, proprio parliamo di 20 anni fa. 20 anni fa. Scegli un vegano fumatore o un onnivoro non fumatore? Ma non facesse quello che... Cioè, a me che cambia, che mi fuma in faccia. No, no, proprio per i tuoi standard etici. Il vegano fumatore. Piero Scaruffi o il Sistema Solare? Il sistema solare. Peccato però che E beh, non perché Piero Scaruffi se ne è uscito con quelle cose brutte sugli Oasis e sui Beatles, e quindi noi amanti del Britpop ce l'abbiamo un po' con lui, ma poi è una bravissima persona. Poi comunque il sistema solare, ma voglio dire, se diceva viva gli Oasis, non è che tipo lo Preferiresti? antepongo a una cosa Sì, così sì. importante. L'intera discografia di Frank Zappa o unica di Antonello Venditti? Sai che unica non la conosco. Secondo me una decina d'anni, Ah, no, non non... conosco. Beh, Frank Zappa, ma per... che so di più. Cioè, credo che anche lo stesso Venditti... Beh, Sceglierebbe sì. Zappa. Cioè, comunque devi sacrificare. Ma poi per farci che... Ascoltarle, Ah, no, allora per unica de... Non fornirne... c'ho tempo di sentire tutta quella roba di Frank Zappa. Quindi unica ti è Sì, sufficiente, ma in se l'ho. loop. Okay. E poter ascoltare per il resto della tua vita solo canzoni che già conosci, non potendo scoprirne di nuove o il contrario? No, quelle che già conosco. Valerio, lo diciamo un no alla corrida. No. In un'ipotetica intervista, non questa, un'ipotetica, sceglieresti una domanda in cui ti chiedono di scegliere fra destra o sinistra o una domanda in cui ti chiedono di scegliere fra atei o credenti? Atei o credenti? Grazie. Giusto un paio di Vai, vai. domande in serbo per te. Kakose Zoves? Non so cos'è. Un'amica di Belgrado mi ha chiesto, Cacco, se vuoi, sarebbe come ti chiami? Colico Ah, Valerio. Imas Godina? Grazie. A Roma. Prego, grazie Grazie. a te. Grazie a tutte le telecamere. Quante persone. Ci vediamo il prossimo anno. Sì, torni? Beh, che ne so. Si inventeranno qualcosa. Diciamo, Sì, faremo un'altra magari. intervista Erano se... belle queste. Più belle di quelle dell'anno Ah, scorso. sì. Sei migliorato. Grazie, Sì, grazie sì. Valerio. Ce ne Ah, sono delle altre che non ti ho fatto, non le però fate, vabbè. tipo mordere o morsicare, dici? Mozzicare. Vabbè, mo la dieta, tietela il prossimo anno Va bene. che... Grazie.